Il cibo oggi può essere valorizzato in tantissimi modi, soprattutto attraverso delle reti. Con Daniela Selloni del Politecnico di Milano proviamo a capire quali sono i modelli emergenti. Il primo modello emergente è quello della rete collaborativa, quindi mettere allo stesso tavolo tutti gli attori che fanno parte della filiera alimentare, ma coinvolgere anche il consumatore, l'utente, che deve far parte di questa filiera, diciamo. E questo deve avvenire in varie fasi, deve avvenire anche all'inizio della filiera, deve avvenire all'inizio del progetto. Si parla infatti di coprogettazione, co-creazione e in seguito di coproduzione. E questo è sicuramente uno dei fattori chiave. Farli collaborare con una serie di metodi. Uno dei metodi che noi utilizziamo è quello della ricerca, del design dei servizi, e quindi usiamo delle tecniche di progettazione e partecipazione per far dialogare le persone. Proviamo a fare un esempio pratico per un produttore agricolo che volesse rendere conosciuto la propria produzione. Qual è il sistema più facile per lanciarlo? Allora, questa è in realtà una strategia di comunicazione. Noi raccomandiamo sempre di raccontare bene la storia, di mettere in scena una narrazione e di mostrare anche quello che normalmente non si mostra, ossia il processo, cioè quello che c'è a monte, che deve essere assolutamente documentato, raccontato e visibile in tutti i canali comunicativi possibili in questo momento, quindi dal digitale informale, dai social network fino alla rappresentazione in un evento, al mercato, in una fiera e via dicendo. Marta Corubolo del Politecnico di Milano. Abbiamo visto tanti modelli per lanciare i prodotti, ma per quelli del Friuli Venezia Giulia, che è una terra che ha tante peculiarità ma ancora troppo sconosciute, come è possibile renderli presentabili e valorizzati al grande pubblico? Ma secondo me si può agire su vari livelli. Assolutamente uno che è già in essere, che va secondo me potenziato, è quello della rete dei produttori. Rete dei produttori che non si ferma al creare un catalogo di prodotti, ma anche al modalità di racconto di questo catalogo. E quindi cercando di uscire dai confini della regione, ma cercando anche di raccontarlo in regione, andando a magari integrarsi con degli eventi che ci sono già, con delle occasioni come per esempio mercati, come per esempio delle infrastrutture come sono i ristoranti o gli hotel, che possono aprire la propria offerta a questi prodotti e quindi presentarli al grande pubblico e raccontarli, unire più funzioni in una e quindi raccontare la ricchezza appunto delle varie peculiarità. Abbiamo visto dei modelli davvero incredibili, dall'orto che si sceglie online alle cene a nascondino. Qual è quello che sta dando i maggiori frutti? Ma sicuramente quelli che puntano sulla distribuzione dei prodotti. La distribuzione dei prodotti, quindi la capacità di arrivare al prodotto che stai cercando nel più breve tempo possibile, nel tempo o nella modalità più comoda possibile. Quindi le consegne a casa sicuramente, le consegne in punti di prossimità, queste sono quelle che hanno avuto nell'ultimo periodo una crescita maggiore, insieme ai momenti conviviali e quindi momenti di cene, magari non a nascondino, magari anche dichiarate, in cui c'è la possibilità di discutere, di presentare i prodotti.